Remo? Io dici che sono severo, ma insomma, io dico quello che penso. Eh no, ma giustamente, giustamente. Ho dato anche dei 9. No, sì, no, sì. Ma è rispettabile, per l'amore di Dio, era solo un mio... Sì, sì. Yuma Diakite e Giuseppe Albanese. Yuma Diakite e Giuseppe Albanese, siete pronti? Vieni, Yuma. Il mio zucchero. Ragazzi. Marco. Tu... Basta che vedi una bella donna. Vabbè, come tutti, oh. Calma, calma. Adesso lei si deve concentrare. Complimenti, bellissimo. Yuma, 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 Yuma. Ecco, allora voi andate in cabina, andatevi a preparare. E noi torniamo qui, ecco, in teatro. Yuma. Per questa coppia che avete visto. Sempre ragazzino, ragazzi. Devo fare l'uomo. No, no. Non fare l'uomo. Dimmi subito cos'è che non ti piaceva. Penso che tu sia matura abbastanza ormai per darmi degli ordini. Piega la gamba, brava. Aia, aia, aia. Aia, aia, aia. Come si fa a pretendere che una persona impari a fare una cosa in 3 giorni? So di avere un po' anch'io un po' di paura, però se avvicino a lei faccio paura e lei già ha paura, cioè noi non entriamo proprio a ballare. Abbracciato con te, rosatissima. È importante la sua sicurezza per me. Che bravissima. Ti è piaciuta così? Ti metti un bacio. No. Io non temo nessuno. Io nemmeno. E riuscì a Yuma a vincere la propria difficoltà in un pezzo come il valzer, con queste piroette che le fanno veramente girare la testa. E qui dietro sta per scendere in pista e vedremo la prova dei passi. Dalle passerelle della moda alla nostra pista da ballo, il passo non è semplice, ma a lei è riuscito con successo, non solo per la sua bellezza, ma anche perché ha molta più stoffa del vestito che indossa. È il momento dell'eleganza di Yuma Diakite e del suo maestro Giuseppe Albanese.
Giuseppe Albanese. Grazie. Ah, è andato anche il valzer. E vai. Io so qual è il momento che tu temevi di più. Quello quando lui ti prende in braccio e sì, ti fa girare come un rotto. Ho preso due bustine di zucchero prima. Per tenerti su sì, la pressione per non svenire, sanguigno. Perché uno non se ne rende conto, gira a una velocità incredibile. E chi sei? Una trottola, un razzo? Chi sei, Giuseppe? È il meglio che posso dare di me. Lo so, lo so. Hai convinto Yuma a fidarsi di te e questo è importante. Cioè, lei adesso veramente è la tua allieva. Questo perché lei così. Aveva paura delle acrobazie, quindi l'ho sfidata. E lei ha accettato la sfida? Inizialmente, insomma, però poi, insomma, prese, giri... Io avevo paura. E ce l'hai fatta. Hai vinto una sfida, Yuma? Sì, è vero. E specialmente col valzer lento, che era quello che proprio non volevo vedere. Hai visto? E invece si può fare anche il valzer lento, vero Amanda? Sono veramente sorpresa perché conosco Yuma, l'ho sempre vista molto sexy, molto provocante, è la prima volta che la vedo elegantissima, molto molto dolce, molto morbida, molto graziosa e devo dire che per me è una grandissima sorpresa, hai vinto una sfida. Eccola, bel giudizio, bello. Allora, in sala delle stelle Yuma di Aghité e Giuseppe Albanese per ricevere il voto della giuria. Numero di televoto per Yuma di Aghité e Giuseppe Albanese è lo 08. Ve lo ricordate? 08 per loro due, se li volete portare in terza puntata. Apriamo la sala delle stelle, loro stanno rientrando e vediamo qual è la loro emozione. Scusa Milly, sì, un attimo. Una richiesta ufficiale da fare al parrucchiere. Vorrei la stessa acconciatura di Yuma anch'io. Non è giusto. Sono geloso di me, Marco. Vorrei sempre le stesse cose. Anche con un'acconciatura così non sarai mai bello quanto Yuma. Andiamo avanti, Milly, vai. No, andiamo per la votazione. Esatto. Pronti? Via la giuria. Roberto Flemac. Nove. Heather Parisi, Otto, Remo Girone, Nove, Amanda Lear, Otto, Guillermo Mariotto, Nove, per un totale di 43 punti. Milly. Yuma, ascolta. Hai visto tutta la tua paura? Scusa, torniamo in sala delle stelle, ecco, volevo vedere Yuma. Sì. Tutta la tua paura, tutta la tensione, ma lo sai che sei prima in questo momento? No! E non solo, Milly. Nel valzer difficilmente si prendono voti alti, è stato il voto più alto in assoluto nei valzer già grazie, nelle due edizioni. Grazie. Ottima performance! Allora... Grazie. Quindi basta ballare bene, Milly. Basta ballare bene. Basta ballare bene, si prendono voti altissimi.